Ed eccoci qui con una nuova opportunità di trading sul cross euro-dollaro. Dopo un'attenta analisi dei cicli superiori, soprattutto, possiamo affermare che al momento il cross euro-dollaro si trova in un trend abbastanza rialzista, quindi per dire estremamente rialzista. Come si vede anche qui nella panoramica dei cicli che ho aperto, le varie velocità sono sopra l'asse dello zero, quindi cerchiamo solo di fare degli ingressi long. Quello che sto osservando in questo momento è un ingresso long sul giornaliero, appunto, visto che le velocità, a parte 2 giorni, è sopra l'asso dello zero. Quindi andiamo a vedere il dettaglio del giornaliero. Il DNA ci segnala un'area di minimo di tracciamento in questa zona qui, e come vediamo siamo proprio di fronte a questa situazione. Quindi cosa farò? Attenderò, osserverò questa situazione sull'incrocio. È solo sull'incrocio delle dovute rotture delle medie mobili entrerò long in questo trade. Quindi vi aggiornerò più tardi. Effettuato l'ingresso sull'euro-dollaro in due parti, suddivisi in due parti, primo ingresso l'ho fatto sull'incrocio di queste medie mobili ed il secondo ingresso a completare il mio money management su questo ingresso qui. Quindi siamo in posizione, ci aggiorniamo più tardi, io resterò in questo trade fino al massimo del DNA, che mi indica le ore 17 più o meno, o fino a quando la velocità poi incrocerà al ribasso. Comunque sempre da monitorare perché gli strumenti ovviamente si aggiornano man mano, e a più tardi. L'operazione sull'euro-dollaro si è conclusa, ho chiuso il trade in positivo. Purtroppo per motivi lavorativi non ho potuto chiudere l'operazione in diretta come faccio di solito e sempre per motivi lavorativi non ho potuto seguire tutto il tempo l'andamento di questa operazione, per cui ho dovuto proteggere la mia posizione spostando lo stop loss in un stop profit. Vi faccio vedere il risultato sul conto con la data di oggi, 206 euro. Sono stato stoppato quasi in profit, quindi 200 euro di profitto per oggi. Mi aspettavo di più, intorno ai 350 euro, 400, però visto che non ho potuto gestire in libertà l'operazione, va bene anche così. A volte è importante essere costanti, infatti vediamo anche ieri avevo fatto un profitto simile, 210 euro. Consideriamo il fatto che opero su un capitale piccolo, 200 euro al giorno è comunque tanta roba. E quello che volevo dire è che l'operazione comunque c'era, l'ingresso era qui, quindi vediamo che comunque c'è stata una buona escursione dei prezzi. E una cosa che volevo anche condividere è sicuramente che grazie a questi strumenti, io questa mattina quando ho fatto l'analisi a colazione, non sono stato tutto il tempo davanti ai grafici, ma grazie al DNA che mi indicava una fascia oraria, ho rivolto la mia attenzione al trading solo durante quella fascia oraria. Quindi, grazie a questi strumenti, sicuramente si può ottimizzare il tempo e fare degli ottimi ingressi. Bene, vi saluto, alla prossima.